Noi sulla scaletta ci avevamo scritto ospite misterioso. Roberto Vecchioni, Alfa! Gino, Dima. Ecco. Ciao, ciao Alfa! Quanti anni siamo? 50 anni. Beh, ci credo. Successo di tutto. Ma quanto è stato difficile la parte finale? Mamma mia. Eravamo qua con i The Colors. No, Gino, siediti tu. No, dai. Sì. Prendi il microfono, Roberto. No, ma ha scritto un finale bellissimo. Wow. Grazie. Era la risposta alla canzone, chiaramente. Il ragazzo cosa risponde? Un ragazzo come lui e come quelli in parte della sua generazione, perché altri distruggono, spaccano, uccidono. Lui no. È da dolcezza, è da uno dei pochissimi. No, scherzo, no. Tu li conosci tutti, quindi lo saprai, io non lo so. Senti, devo dire che quando con questa serata delle cover, insomma, dei duetti, una delle cose più belle che vediamo accadere è proprio questa possibilità, che sì. Se vuoi è incredibile, perché ci racconta tante cose in più oltre quelle che raccontate, anche nel solo fatto di vedervi insieme. 60 anni di differenza, vero? Io non volevo dirvi. Sono 60? No. Io ne ho 81, lui ne ha 22. Capito, signori, lui... Wow! Ma vedi, posso dirtelo questa cosa? A 81 anni, tu lo sai che io parlo troppo, però questa... No, ma che parli? A 81 anni non si ha più paura di niente. Almeno io non ho più paura, io ho solo entusiasmo. Okay. Mi piace, cosa bella, mi piace aspettare il giorno che arriva, anche se ogni giorno ormai vale 20 giorni, secondo me, perché questo è il senso, cioè mi dà la felicità di avere un altro giorno che mi insegna ogni volta che, come dice questa piccola canzone che ho cantato, non c'è regno più grande di questa piccola cosa che è la vita. Ma vedi che Roberto, lui continua a insegnare, anche se alla lettera non fa più l'insegnante, lo dico nel senso più bello, credo sia una cosa molto bella da ascoltare, no? Anche per uno giovane, queste parole, pensare che a 80 anni si può ancora avere questo entusiasmo. No, è al di là dell'onore, delle solite cose che potrei dire. Ho ricevuto due o tre insegnamenti molto importanti, anche qualche secondo prima di salire sul palco. Cioè? Tipo? Lo posso dire, prof, si può dire. Ci sei solo tu. Oh. Canta come se ci sei solo tu. Alfa, sei emozionato? Non farmi piangere, ti prego. Io dopo domani elaboro questa cosa. Senti, quando lui ti ha proposto questa cosa, ti è piaciuta subito, proprio perché veniva da... Dire, aveva un po' di nostalgia di Sanremo. Primo, che non dimenticava, Roberto Vecchioni fu un anno pazzesco, perché lui ha vinto in un periodo di Sanremo in cui non era per niente scontato che vincesse. No, anzi, nessuno una canzone, dava per ma favorito, nessuno, perché me lo ricordo bene, ma perché proprio non era dato che una canzone così potesse vincere, invece fu un exploit. Sì, a parte allora... Questa volta ho sentito lui, l'ho ascoltato, e le ragioni che ti ho detto prima, cioè ci sono anche un sacco di rapper che protestano veramente bene, con parole esatte, sì. Ma la maggior parte sono incazzati, scazzosi, arrabbiati con qualsiasi cosa succeda. Invece io sentivo in lui che c'era una dolcezza passata, come quella che c'aveva, che so, che aveva un Gino Paoli, un Fabrizio, questa cosa qua. Però vuole farmi tornare a casa sdraiato. Alfa, ti prego, io sto sentendo tutto quello senti tu in questo momento. Finiamo ci abbiamo gli occhi lucidi anche noi. Devo dire che mi è capitato di vedere proprio questi giorni una delle pochissime tracce visive che esistono delle serate da Vito a Bologna, in cui ci sei te con Lucio, perché c'è poca roba, c'è questo filmatino che dura pochissimo. Io credo che una cosa che manca a loro, forse, che invece dovrebbe esserci, i luoghi in cui, no, un po' meno virtualità, perché quelle robe lì che accadevano in delle osterie qualsiasi sono state osterie di fuori fondamento porta. Sono molto d'accordo che non può mancare la ricerca personale, no, della musica, è tutto molto virtuale, quindi tutto molto a cassette. Ci ripensavo vedendo questa traccia di questa. Però vedi una cosa, il convivio, che no? Non avrei notato nemmeno tu, delle 30 canzoni in gara, quasi tutte hanno 6-7 autori. Sì, vero? Non so come facciano, fanno una riga a testa, mettono un cappello. Sì. Vero. 6-7 autori. Sì. Nei tempi era uno o due. Uno, va. Oh, grazie davvero. Grazie. Allora, buona serata. Goditela, grazie. Grazie mille. Pubblicità.